sono Roberto, ho 59 anni, sono nato a Torino. Fino a 2 anni e mezzo fa ero in strada, a Cuneo. Poi, grazie ai responsabili e agli operatori della Papa Giovanni qui alla Mellea, sono riuscito a trovare un posto. Mi trovo bene. Son più tranquillo, più sereno. E spero di rimanere il più a lungo possibile perché se no non saprei dove andare, non saprei come destreggiarmi, insomma mi troverei molto in difficoltà. Per Quindi la Melea per te è una casa, cosa ti dà la Melea? Una me è una famiglia. Una famiglia che io purtroppo non ho più. Io dico la verità, a me mi è mancata la famiglia. Non ho più la famiglia. famiglia. Quindi Quindi è stato una rinascita. adesso la Mellea, gli operatori e tutti i responsabili che ci sono qui sono la mia famiglia. È stata una rinascita per te. Sì, mi sono ripreso un po' perché era un periodo che ero molto, molto giù, Ti sei ripreso, molto. diciamo, la tua vita. Mi sono ripreso la mia vita e la mia vita è cambiata, in meglio. Invece prima era diverso, perché facendo la Certo. vita di strada hai più problemi, non sei tranquillo, non sei. Invece stando qui, se. Cioè la cosa cambia, è tutto E qui com'è un stata altro modo di la vivere. vita? Allora, quindi qui come trascorrete le giornate qui alla Qui Melea? ognuno c'ha le sue mansioni, i suoi lavori. Il mio lavoro è praticamente tenere pulita la casa, fare Quindi pulizie. E questa pulizia è grazie a te, allora. d'altronde è il mio mestiere, perché io ho lavorato in un'impresa di pulizie, quindi so come farlo, so. Quindi hai ritrovato anche il tuo lavoro, Sì, diciamo, questo sei lì. sì, è il mio lavoro. Poi c'è chi taglia la legna, c'è Comunque ci sono delle regole da chi. Insomma, ci sono rispettare. delle regole, ognuno ha le sue mansioni, Perché ci un po' sono. quando si è strada, diciamo che un po' si perdono quelle regole, quello che si perde un po' tutto. Certo, e loro ti ospitano, ti danno tutto. Uno deve anche ricambiare, nel limite del possibile, devi ricambiare il favore. Ti ospitano, ti danno da mangiare, Ti danno da dormire. ti danno da dormire, ti danno tutto. È anche giusto che il favore va ricambiato per regola. Penso che Dovrebbe essere sempre così. in tutte le comunità è così, non solo qui, penso in tutto il mondo, credo, sicuro. Dovrebbe essere così, per regola. Poi. Qual è la differenza dormire in una struttura come questa piuttosto che dormire in strada o in un dormitorio addirittura? La differenza è che un dormitorio sì, dormi tutto, però non è come stare in una comunità, cioè ci sono tanti, tanti fattori, tante divergenze. Perché fare la vita di strada non è bello, io l'ho fatta per un po', sono stato costretto a farla Per vari motivi per vari personali. motivi, per forza di cose, perché. Non avendo più una casa, non avendo più un posto dove stare, più. Quindi qua è appunto come diciamo prima, si è più Anche un'area di famiglia, no? c'è un fattore che quando non c'erano posti nei dormitori, tu passavi la notte fuori. Quindi freddo qua, perché comunque è Io, freddo freddo con l'inverno, poi a Cuneo in inverno fa a Cuneo. freddo, ne ho passate di cotte e di crude. Di strada, no? L'unità di strada, quando, a chi dorme in strada, no? Come si comportano loro, cioè Gli gli operatori? Ah, operatori, sono no? delle persone squisite, persone da fargli un monumento, perché loro aiutano le persone. Sono veramente persone che io stimo e sono brave persone, senza andare troppo Sì, no, nei solo. Allora, io tutti i parenti li ho tutti a Torino, però con molti parenti ho rotto i ponti. Perché loro non si sono fatti sentire, io non mi faccio sentire. Io l'unica con cui ho contatti ogni tanto è una zia che sta a Torino, che era la sorella di mio papà. Sono anni che non la vedo e mi piacerebbe andarla a trovare quando sarà possibile, ma se no con altri parenti io proprio, come si dice, una croce. Io non odio nessuno, non voglio male a nessuno, per carità, però se non si sono fatti più io non posso. Non posso farci niente, non è colpa mia. Loro fanno la loro vita, io faccio la mia vita. La tua vita che ti sei ripresa adesso in mano. Io te l'ho detto, io da quando Da sono. 2 anni e mezzo mi hai detto.
due anni e mezzo insomma, sì. Io da quando sono qui sono cambiato da così a così. Ogni tanto, vabbè, ma quello capita a tutti. Sei nervoso, ogni tanto. Quello è normale, ogni tanto. Per non dire una parola. Sarebbe strano non essere. Per non dire una parola grossa, ogni tanto vai fuori di testa, insomma. Sarebbe strano non esserlo. Capita, eh. Ma se no io sono un tipo tranquillo, lui ce lo può dire. Ma tu ti sentiresti di dire qualcosa alla gente che magari vede il video nella mia inaugurazione, che dormi strada? C'è di un consiglio che puoi dare a questa gente qua? Un consiglio. Che magari non dà fiducia a noi volontari, piuttosto. Un consiglio che posso dare è cambiare vita. Cercare di fare di passarsela meglio, nel senso, cambiare totalmente modo di vivere, cambiare vita. Nel limite del possibile. Certo. Poi certo, ognuno ha le sue esperienze, ha le sue cose, tutto, insomma, non è facile. E cos'altro posso dire? Niente, io qui sto bene. L'unica cosa che mi manca è la mia città, Torino. Mi manca Torino perché qui sì è bello, però io sono nato a Torino, la mia città, e mi piacerebbe ritornarci. Sarà difficile, però mi manca Torino. Torino dove? Che zona? Porta Suso. Ah. E poi non, cos'altro posso dire? L'essenziale l'ho detto. Io spero di rimanere il più a lungo possibile qua. Sì, ma sicuramente. Perché non saprei dove andare. Quelle, diciamo, ormai si può dire andare di nuovo a Cuneo e fare la stessa vita, no? No. È stato male rimanere qua. Si può dire che ormai questa qua è casa tua? Diciamo che è casa mia, sì. Si può dire che è casa tua? Diciamo che è casa mia. Casa di tutti, non è che solo mia, casa di tutti noi, tutti noi siamo ospiti. Bene. Grazie, e poi non so cos'altro dire. Va bene. Grazie mille per questa testimonianza. Questa è la pura verità. Grazie mille. Ma grazie a voi. La raccolta fondi della mostra Sottosopra, e ringraziamo l'autore Luca San Giovanni, sarà destinata in due modi. La prima è il sostegno alla capanna di Betlemme di Melea di Farigliano, una realtà che accoglie persone in stato di bisogno, persone come Roberto, che fino a 2 anni fa viveva alla stazione di Cuneo, poi si è fidato dei volontari dell'unità di strada e adesso è accolto lì alla capanna ed è contento. La seconda situazione è quella di Denis, un uomo di origini francesi che da almeno 15 anni vive nell'area del parco fluviale di Gesso, poco distante da qua. Vive sotto una tettoia di lamiera con poche cose, un tavolo, una sedia, un gas, una tenda da trekking. Nel tempo ha sempre rifiutato progetti di assistenza, ma adesso che ha 52 anni e una salute sempre più malferma, sembra prendere in considerazione l'ipotesi di un monolocale in affitto. Per cui continuiamo a fargli sentire la nostra amicizia sostenendolo in questo passaggio.